Ciò che soprattutto colpisce è la profondità e l'ampiezza degli squilibri, dei contrasti, delle vere fratture di cui oggi soffre il nostro paese, e non sono nella natura delle cose. Sono espressione e conseguenza di errati indirizzi economici e politici di governo. Quel giorno che io andai a Milano, erano 20 anni della liberazione, c'era tutta la città intorno. Mi chiedevo perché applaudono, ma sapevo in fondo che io rappresentavo qualcosa da ricordare. E se i contadini non pensano alla campagna, la campagna si sgretola. Se piove dopo il 20 maggio abbiamo un buon raccolto, ma non deve piovere troppo. Guardavo i giovani e pensavo, bisogna pensare all'avvenire.